Io chiederei proprio a te, Giubia, di parlare prima un attimino delle brigate, perché noi abbiamo fatto questo Natale, tu lo sapete, la community, abbiamo fatto lo scanlendario e voi ci avete voluto bene, voi della community, e vi siete fidati di noi, che abbiamo detto, guardate, questa roba è una causa bellissima, una roba in cui crediamo molto, ed è una roba appunto dove io conoscevo persone coinvolte, quindi a maggior ragione mi fidavo. Però mi avevano detto molti in chat, ma invita qualcuno delle brigate e quindi ci fai un riassunto di cosa è successo e di cosa sono le brigate volontarie? Allora, le brigate sono nate l'anno scorso a marzo, proprio per cercare di aiutare la situazione in città, quindi chi non poteva muoversi da casa perché appunto con il Covid oppure spaventato di uscire di casa, abbiamo iniziato a fare le spese per le persone bloccate e dopodiché qualcuno di noi, uno di questi è Clara, ha avuto la folgorante idea di chiedere sostegno e supporto ad Emergency e quindi siamo diventati partner di Emergency in questo progetto che adesso si chiama Nessuno Escluso, che è un progetto appunto di sostegno alle fasce più fragili della popolazione. Portiamo pacchi alimentari in tutti i quartieri, c'è una brigata in ogni quartiere. E appunto cerchiamo di sostenere le persone con aiuto alimentare, con delle iniziative invece laterali, come ad esempio possono essere le brigate tematiche, una su tutte, sempre Clara che la rappresenta, è la Basaglia, quindi una brigata di sostegno psicologico. E da un anno siamo qua. Continuiamo ad essere qui ad aiutare tutti. L'ultimo progetto che abbiamo appunto lanciato è questo del progetto Alan Turing, quindi ricondizionamento di device, computer, stampanti, qualsiasi cosa di elettronico che non funziona più o non va più bene alle persone per il proprio uso domestico, viene poi riconvertito e donato a chi ne ha più bisogno. Tra l'altro, la cosa che a me è piaciuta molto delle brigate è che, vabbè, ovviamente ne ho seguito la storia ed è partita con l'esigenza più impellente che era portare da mangiare a casa della gente, perché era un periodo in cui eravamo nel massimo del casino del primo lockdown e tutto, ma poi piano piano, cioè neanche troppo piano, in realtà a 300 all'ora. Il progetto si è evoluto appunto con un sacco di brigate tematiche che hanno fatto attenzione anche ad altre cose, perché tu, ok, hai bisogno di mangiare, hai bisogno dei pannolini, hai bisogno degli assorbenti, hai bisogno di tot cose per sopravvivere, però hai bisogno anche di intrattenimento, hai bisogno di supporto psicologico. Come si chiamava la brigata quella che andava nei cortili a fare gli spettacoli per i bambini? Brighella. La Brighella, capitanata da Paolo Rossi nei cortili di tutta Milano. Che figata. E poi tante cose. Il tampone sospeso che cos'è? Tampone sospeso è un'attività è un servizio gratuito di tamponi antigenici rapidi che riusciamo a fare grazie a una serie di donazioni. Una di queste cospicua è arrivata anche dallo scalendario, quindi ufficialmente grazie. E appunto riusciamo a fare tamponi antigenici rapidi a tutti e tutte, gratuitamente oppure a un prezzo calmierato di 15 euro per appunto rientrare a scuola, rientrare al lavoro, capire se si è appunto positivi. Sta funzionando, sta andando bene. Tutti i weekend siamo impegnati anche in questo, però è interessante. Adesso abbiamo due punti sulla città, uno in via Solari all'interno del primo quartiere umanitario, il primo quartiere di case popolari costruito a Milano, e l'altro punto invece si trova in piazza Gramsci, Ah no, quindi tu sai che sono nato in piazza come? Gramsci. Sono nato in piazza Gramsci. Quando io ho Grande. scoperto che il Dai. progetto era lì, sono troppo contento.
E quindi niente, riusciamo appunto a portare i tamponi in due parti della città. Non è un presidio mobile perché abbiamo dovuto passare tutte le peripezie possibili tramite appunto l'ATS Lombarda per avere i permessi, quindi abbiamo due spazi, per adesso funzionano anche già bene due, non aggiungiamone altri, però è molto interessante perché anche solo con la scusa del tampone riusciamo a conoscere un sacco di persone, di storie, di persone che potrebbero avere bisogno sia dell'aiuto alimentare sia di un sostegno più legato, diciamo, al vivere quotidiano civile. E grazie alla scusa del tampone conosciamo tante persone, si stanno avvicinando nuovi beneficiari, nuovi volontarie. È molto interessante. Guarda, è tutto giusto, cioè sono proprio. Te lo dicevo offline, l'ultima volta che ci siamo sentiti. A me, in un momento in cui andava veramente tutto a rotoli, andava e precipitava tutto, io quando ho visto che c'erano le brigate, sono stato più contento, nel senso che ho detto: ok, non sta andando letteralmente tutto a rotoli. Qualcosa c'è. Nel frattempo, vediamo se sono arrivati. Esatto, due Sì, persone in sala stiamo d'attesa. aspettando. Allora, ammetti e ammetti. Vediamo. Il bello di Twitch è che non siamo in TV, quindi non ce ne possiamo fregare dei tempi televisivi. E cioè, in realtà è bello perché questa qua è una chat che sta succedendo per davvero, nel senso ci c'è qualcosa. Attenzione, momento dub. Allora, vediamo. Una delle. Allora, c'è una quantità di Giulie incredibile. Ecco. Ciao, vediamo, prova a parlare, provate a parlare così dovresti apparire sullo schermo. Vediamo. Non vi sentiamo ancora. Controllate il microfono. Controllate il microfono. MCPU dice, scusate, già stato detto perché è stato dato il nome di Alan Turing? No, ma ne parleremo adesso. Per adesso abbiamo fatto prepartita parlando delle brigate, adesso iniziamo a parlare più nello specifico del progetto Alan Turing, adesso che si stanno connettendo le altre ragazze del progetto. Ciao, provate a parlare. Non vi sentiamo ancora, non vi sentiamo. Non vi sentiamo, dovreste. Guardate le impostazioni del microfono, ragazzi. C'è sempre Zoom ha sempre un pochettino questo fastidio. Ma adesso ce la possiamo fare. Carità, grazie anche a te nel frattempo. Ho No, chiacchierato. perché durante la quarantena usavo tutti gli strumenti da Jitsi, Meet, Zoom, a Mumble abbiamo scoperto. Quindi ogni volta avevo questo problema che dovevo reimpostare le cose. E sono diventata un avatar anch'io. Guarda, io non vedo l'ora non vedo l'ora che escano le chat, che escano i vari Zoom dalla mia vita, perché ogni tanto è vero. È proprio, cioè, in questi casi è bellissimo perché sono Tanto. chiacchiere buone, ma quando devi fare delle robe noiose è veramente. Cioè, almeno dammi il contatto oculare con un essere umano. E loro non ci sono ancora. Bizzarro. Perché loro sono entrati con due computer, però in realtà potrei rimuovere questo. No, non voglio rischiare, ma io posso riattivare l'audio. Vabbè, ma nel frattempo, mentre aspettiamo. Attenzione, sento del suono.
sentite? Sì, ti Prova a sento. rimuovere. A rimuovere uno dei due. Ti rimuovo uno, rimuovo io, guarda. Ecco, Esatto. anche se non era male, questo audio da concerto dub, ci stava, era molto Jamaica, eccetera. Provate ad attivare anche la cam. Oh. E adesso. Però, no, era sul. Avete l'audio su una. Siete entrati con due utenti. Da un lato avevate l'audio e da questo qua avete il video. Io adesso vi ho bannato, vi ho tolto l'altro utente. Dovete darmi l'audio, cioè dovete darmi l'audio su questo utente. Vi ho inquadrati, così vi metto più sotto pressione. No, scherzi a parte, zero pressione. Mai fretta e sempre relax. Nel frattempo, oh, vi sento, non vi vedo ancora, vi sento e vi Ok. vedo. Abbiamo fatto la magia, perfetto. Grandi Benissimo. Beh, questa è una dimostrazione pratica di risolvere problemi Esatto. con. Questo è il bello della diretta, questo, insomma, Ma poi. bisogna lanciarsi un po'. Ma guarda che una feature di Twitch, secondo me, è esattamente che sono cose del mondo reale, e cioè questa è veramente una chiacchierata tra delle persone. Non c'è una regia Esatto. fuori, non c'è. È molto vero ed è una delle feature di Twitch. Quindi, Eccoci qua. allora, Giulia, Clarita, Giulia e Fabio, giusto? Esatto. Io sono Fabio, abbiamo una quantità di. Parlavamo prima di ridondanza dei dati, abbiamo dei nomi belli ridondanti. Chi di voi vuole partire raccontandomi, cos'è il progetto Alan Turing e come funziona? Ma allora, il progetto Alan Turing nasce in realtà qualche mese fa da un'idea di me, Fabio e altri volontari delle brigate volontarie per l'emergenza, che dopo mesi sul territorio a consegnare pacchi alimentari e quant'altro, si sono accorti di questa nuova mancanza digitale. Che ha colpito purtroppo tantissime famiglie sul territorio, non soltanto milanese, ma nazionale, per quanto riguarda il seguire la didattica a distanza degli studenti, in realtà di qualsiasi età. Ci siamo informati un po' guardando varie statistiche e vari studi che sono stati fatti, ad esempio nel takeover che abbiamo fatto con Base, abbiamo usato delle statistiche prese dall'UNICEF che mostravano dei numeri di mancanze per quanto riguarda la DAD assurdi in questo momento storico. E la sensazione è quella che il digitale sia visto come un dovere ormai, perché è impossibile fare la maggior parte delle cose senza un computer, ma ancora non abbastanza come un diritto. Quindi che non tutti abbiano la possibilità di accedervi in modo così facile, ma che sia quasi impossibile vivere senza. Detto ciò, abbiamo cercato di ampliare il più possibile il nostro raggio di azione e raggiungere quelle fasce svantaggiate della popolazione con cui già eravamo in contatto grazie alle brigate, e insomma, unire un po' i vari puntini del nostro impegno quotidiano, È una figata diciamolo così. assurda anche perché, cioè state letteralmente tamponando un problema futuro, perché Esatto. cosa succede se una fetta significativa di bambini, bambine, ragazzini riceve un'istruzione inferiore o non riceve un'istruzione perché non ha un computer? È molto giusto. E come. Voi in questo momento siete al base, giusto? Sì. Esatto. Non so se si veda un po' del nostro materiale che abbiamo. Questo è un po' il nostro laboratorio. Eccolo qua. Abbiamo un po' di dispositivi pronti per essere ricondizionati, anche qua dietro, non so se si vede di più.
Fighissimo. Tra l'altro, vi faccio subito una domanda molto pratica, perché anche quando scrivevo, quando ho fatto un po' di comunicazione su questa chiacchierata che avremmo fatto, molte persone mi hanno chiesto, ok, come faccio a contattarli? Cioè, come faccio a... ho delle macchine da donare, perché sai che c'è anche gente che magari ha... lavora nell'IT e quindi magari ci sono macchine che vengono dismesse così e Stefano, che è un mio caro amico, mi diceva puoi mettermi in contatto con il progetto Land Touring, perché io vorrei fare la stessa cosa nella mia città e vorrei chiedere informazioni. Sì, dobbiamo essere un virus anche noi in modo positivo. E io vi faccio un po' di quindi domande, come si fa per supportarvi in questo momento? Allora, praticamente dal nostro sito internet c'è un form che può essere compilato, che una volta compilato ci manda una mail con scritto il tipo di dispositivo e dove, ed eventualmente un appuntamento, e veniamo noi a ritirarli. Quindi... Esatto, eccolo qua. Esattamente, da lì dona un dispositivo, apre un form che si può compilare, e a noi arriva una mail con questo form compilato e ci attiviamo per venire a ritirarli. Perfetto. A Milano e a appunto, al momento questa iniziativa è attiva a Milano e Interland. Quindi sì, salvo casi specifici, magari per grossi volumi, per esempio se arrivano 50 computer buoni tutti uguali, magari ci spostiamo anche più lontano, facciamo anche una giornata in macchina, andare a prenderli, per la linea di massima sì, Milano e Interland. Certo, beh, da qualche parte dobbiamo pure iniziare. E poi comunque, secondo me, a me affascina molto la natura lievemente locale di queste operazioni, perché bisogna agire moltissimo in modo locale. Quindi trovo bellissima la domanda che qualcuno ha fatto dicendo vorrei mettermi in contatto perché magari voglio mettere su la stessa cosa nella mia città. C'è una domanda, certo, da Zambanni, che dice, domanda, vi interessa tutto l'hardware o prendete... almeno che faccia girare X, almeno sistema operativo Y? No, allora, in realtà ci interessa qualsiasi tipo di hardware, perché ciò che non riusciamo a ricondizionare, anche se gravemente rotto o danneggiato, lo usiamo per... lo smontiamo e usiamo i pezzi per far funzionare altri computer. Ci sono arrivati computer in condizioni veramente pietose, con schermi rotti, spezzati, però comunque riusciamo a recuperare la maggior parte delle componenti, quindi che utilizziamo per far funzionare altri dispositivi. Allora, credo che la domanda fosse sulla vecchiaia, però, nel senso, non... cioè, fino a che... cioè, immagino... che... cioè, se ti portano un Commodore 64, magari ci giochi tu ed è una figata. Però, fino a dove si arriva? Allora, non abbiamo un limite, nel senso che, appunto, dipende dal computer. Se in caso fosse funzionante, ma molto molto vecchio... Abbiamo trovato sistemi operativi molto molto leggeri, tutti su base Linux, anche molto simili a Windows, tipo l'Ubuntu o simili, che funzionano bene anche su computer molto vecchi. Poi comunque abbiamo un'ottima scuola tecnica che riesce più o meno a farli funzionare. Magari aggiungiamo una RAM, un SSD e in genere riusciamo a farli funzionare sempre. Bellissimo. Allora, hai detto Linux, hai detto open source, poi ti farò delle domande in proposito, certo. Ma io sto dando molto spazio, in realtà voglio dare spazio alle domande pratiche. E filo chiede, buongiorno, considerate anche la Brianza? O siete dei negazionisti della Brianza? Non esiste la Brianza. Allora, sicuramente sarà dei negazionisti della Brianza. E, sì, gli animassima sì. Perfetto. Magari nelle zone particolarmente lontane aspettiamo un attimo di avere più dispositivi, andare a ritirare, così una giornata facciamo tutto un giro, esatto, della zona, comunque sì, di massima, certo. Però ecco, secondo me la morale è che se voi avete dei dispositivi, un dispositivo, volete fare una donazione e non sapete se quello che avete può interessare o non sapete se siete troppo lontani, così potete tranquillamente cliccare qua su progettolanturing.it, fare dono a un dispositivo e alla peggio non se ne fa niente. Ma non... Esatto, esatto. C'è anche una mail informativa in fondo al sito, su cui ovviamente potete scrivere, in genere entro 24 ore rispondiamo.
e con qualsiasi informazione. Ci tengo a fare una soltanto precisazione. Io ti ho detto che dei computer raccogliamo computer in qualsiasi stato, però solo di PC. Per quanto riguarda cellulari, tablet, stampanti o altri strumenti telematici, quelli li ritiriamo se l'hardware è funzionante. Sul software non c'è problema se l'hardware è funzionante. Beh, perché sì, certo. Sistemare l'hardware di un telefono è una roba complicatissima e è molto costosa, quindi non ce la occupiamo per ora. Mentre i computer in qualsiasi stato va benissimo, tanto come sapete sono molto facilmente smontabili, riciclabili in tutti i pezzi. Quindi allora, è anche interessante, consideriamo anche interessante l'idea di non buttare un dispositivo se rotto, ma di recuperare il più possibile di tutti i pezzi, adesso che magari c'è una componente rotta e altre 150 funzionanti, quindi anche un po' uno spreco buttare un dispositivo solo perché qualcuno non è in grado di ricondizionarlo. C'è un'altra bella domanda che è MCPU. Iniziamola. Che io tra l'altro ovviamente, cioè siamo in tanti in questa stanza di Zoom, sentitevi libere di intervenire tutte quando volete. Ma allora dice, sul sito c'è scritto diventa un volontario. Anche in questo caso è considerata solo Milano e Interland? Rispondo io? Sì. Allora, diciamo che per ora sì, più che altro per una questione di comodità, nel senso che la maggior parte dei nostri impegni appunto sono spalmati tra Milano e Interland e la maggior parte dei volontari si occupa o del ricondizionamento vero e proprio oppure del ritiro o della consegna delle donazioni o appunto delle richieste. Quindi, dato che ci muoviamo per adesso, le nostre forze sono queste, ci muoviamo su un territorio abbastanza limitato, è anche più comodo che i nostri volontari vengano dallo stesso territorio su cui ci spostiamo. Poi magari arriverà il giorno in cui riusciremo ad avere una rete un po' più capillare e spostarci per un chilometraggio più ampio. Perfetto. Chiaramente se qualcuno vuole far nascere un progetto analogo nella propria città, molto benvenuto, cioè ci sono sentirci cooperare, esatto, largamente e darci una mano nel reciprocamente. Certo, quindi diciamo che se volete dedicare tempo, risorse, conoscenza, energie a questo progetto e siete troppo lontani dalla base operativa del progetto Alan Turing, che è questa realtà, potete sicuramente, secondo me, mettervi comunque in contatto, perché magari possono essere condivise informazioni, pratiche, consigli, comunicazione, logistica. Sì, sì. Anche supporto tecnico, cioè noi molti computer li ricondizioniamo da remoto, nel senso che qua li mettiamo tutti in rete e poi i tecnici da casa. Per esempio, se c'è una persona che non vive a Milano, poi ci dà una mano da remoto, cioè noi li mettiamo in rete tutti i computer da sistemare, ovviamente soltanto nella parte software. E da remoto ci installa i sistemi operativi. Quindi in questo caso se io fossi uno molto forte a sistemare le macchine, ma sono in Liguria, volendo, quindi se avete delle abilità, se volete offrire il vostro aiuto, la vostra collaborazione, fatelo. Cioè, tanto nel peggiore dei casi non se ne fa niente, ma secondo me, cioè, la voglia di fare cose è bella, è santa. Zambanni chiede, Francesca, Francesca Zambanni chiede, vi può interessare fare rete con associazioni fuori Milano che fanno già questa cosa? Certo. È una bella domanda. Di base siamo apertissimi a qualsiasi tipo di collaborazione, anche magari consigli da parte di chi fa questa cosa magari da un po' più di tempo e sa muoversi un po' meglio sul proprio territorio e ci può aiutare chiaramente. Siamo assolutamente disponibili. Benissimo. Nel frattempo Riccioli ha fatto una domanda, però abbiamo già involontariamente risposto prima, perché oltre ad avere hardware potete comunque offrirvi come volontari, e se la distanza geografica è troppa per
per andare al base o comunque per agire sul, sul territorio, potete comunque appunto dare una mano telematicamente o comunque avviare una conversazione con persone belle, ecco. E come mai Alan Turing? Cioè, ho i miei sospetti, ma qualcuno di voi vuole dirmi come mai è il progetto Alan Turing? Allora, la scelta del nome Alan Turing è frutto di grandissimi dibattiti, non ci abbiamo messo poco a scegliere il nome, alla fine siamo arrivati a questa conclusione, adesso non sono io adesso, e siamo arrivati a questa conclusione perché almeno secondo noi, e speriamo che questa cosa sia condivisa, la figura di Alan Turing è un giusto mezzo tra la professionalità a livello tecnologico, informatico, come parlavi prima, un po' vi ascoltate prima di entrare, stavate parlando di crittografia, insomma, lui ne sapeva abbastanza, e poi anche è una figura importante per quanto riguarda tutte quelle questioni sociali, soprattutto della comunità LGBT, dato che lui, dopo aver lavorato molto a collaborare durante la Seconda Guerra Mondiale per, insomma, fare la sua parte dalla parte giusta, è stato poi completamente dimenticato dal governo e anzi è stato accusato di quello che allora era un crimine, cioè l'omosessualità, è costretto a una cura ormonale che l'ha portato poi purtroppo al suicidio. E, insomma, facendoci perdere una figura che è stata abbastanza importante, direi, nel suo ambito. Quindi ci è sembrato anche doveroso portare avanti il nome di questa persona che unisce un po' sia l'ambito tecnico che quello sociale, e tra tutte le figure era quella che ci piaceva di più. E tra l'altro in ottica nome ha anche comunque è un nome che suona benissimo, ed esatto. È un nome che appunto è un personaggio bellissimo ed è anche un nome riconoscibile, è un bel nome. E... sì, sì, sì. Giulia e Clarita, volete dire qualcosa voi? Non voglio nascondervi. No, magari spieghiamo un po' il progetto generale delle brigate, perché prima, parlando di come unirsi a noi e come facciamo ad attivare bene i progetti, ormai noi siamo più di 500 ragazzi e ragazze, nel senso che nell'anno, in questo anno, da marzo dell'anno scorso ad oggi, sono transitati più di 1000 ragazzi e ragazze, ragazzo, all'interno del progetto, e in attivo adesso ce ne sono oltre 500, e noi siamo divisi, diciamo, a livello territoriale, quindi ogni ragazzo o ragazza che entra a far parte del progetto viene, diciamo, ricollocato o nelle brigate territoriali, che sono quelle che distribuiscono i pacchi, o nei progetti che portiamo avanti. Il progetto Alan Turing è uno di questi, ma adesso cioè quello dei tamponi di cui abbiamo già parlato, si stanno attivando altri progetti che sono il recupero dei vestiti e molti altri, e il recupero della frutta e della verdura, quindi del fresco, con una brigata speciale che si chiama Luigi Longo. Tendenzialmente, cioè il progetto, diciamo, il modello che noi abbiamo attivato è un modello molto virtuoso, perché dà un'attivazione sull'onda dell'emergenza, diciamo, siamo riusciti a strutturare proprio un'organizzazione che è in grado di attivare tantissimi altri progetti, e attraverso questo modello noi siamo in connessione anche con persone in tutta Italia, gruppi, realtà, associazioni, reti, perché proponiamo di fare, siamo in grado ormai di fare delle consulenze per far partire anche altri nodi territoriali. Questa è una cosa molto bella, infatti anche nell'Inter milanese si stanno sviluppando dei gruppi che prima erano un po' più vicini a noi, tra virgolette, adesso si stanno rendendo sempre più autonomi. Quindi questa nostra idea è stata abbastanza innovativa, diciamo, nel campo del volontariato, ma direi anche un po' di parte, perché comunque siamo sempre stati non solo volontari umanitari, ma anche con un'idea precisa di dove volevamo andare, e purtroppo
in quest'anno non siamo riusciti anche a dirlo a gran voce perché non ci potevamo riunire nelle piazze, però sicuramente le responsabilità magari sono di qualcuno che non siamo riusciti ancora ad additare, tra virgolette, però intanto noi siamo scesi in campo e ci siamo dati da fare. Poi non so, Giulia, se vuoi aggiungere qualcosa. Volevo aggiungere che appunto ci sono brigate in tante città, non solo a Milano e non solo nell'Interland. Ad esempio in Lombardia abbiamo Como, abbiamo Varese, non abbiamo ancora nulla di preciso in Brianza, quindi rilancio che se volessero creare una brigata in Brianza farebbe un sacco bene. E, appunto proprio per la rete che si è creata e si sta sempre più rendendo fitta di iniziative e di spazi che vogliono appunto aiutare il prossimo, qualsiasi proposta arrivi sia al progetto Alan Turing sia ai nostri canali è super ben accetta. Noi abbiamo invece sulle nostre pagine abbiamo un form per diventare volontari. Il progetto Alan Turing ce l'ha per donare i device, noi ce l'abbiamo per diventare volontari, e qualora chiunque avesse voglia appunto di unirsi basta che ci scriva, ci contatta tramite questo form e capiamo appunto. Eccolo qua. Okay. Se voi andate su Brigate Volontarie, che è il canale di Instagram che incollo qua, e in realtà vi incollo prontamente anche il progetto Alan Turing, che tra l'altro vi invito a seguire. Diciamolo che comunque ogni volta che vedete una story di uno di questi account, se fate da cassa di risonanza si fa del bene. Ma comunque il form per entrare, cioè per offrire il vostro aiuto alle brigate, è nel link tree, nel link in bio delle brigate, e vi porta qua e cioè diventa volontario. Esatto, ci sono un sacco di link, però c'è anche quello. E appunto nel caso voleste entrare nelle brigate, se fate parte già di una, cioè avete già in mente una zona della città dove volete operare, oppure in una città dove volete aprire una brigata, basta che lo scrivete e siamo abbastanza sul pezzo nel ricontattare tutti. È vero, posso confermare. Tra l'altro io devo riscrivervi perché abbiamo fatto il pezzo, ho fatto il pezzo con il Game Boy del 25 aprile e non ho ancora fatto la donazione e devo farla oggi pomeriggio, ci organizziamo. Faccio Nintendo, ricordiamo. Esattamente, ma quello lì è stata una bella, mi sono divertito. E volevo tornare un attimino sul tema del progetto Alan Turing, perché ho una domanda sul software, perché c'è la domanda è che è una domanda credo non banale, sul software libero versus software proprietario, perché io ho visto che molte delle cose della didattica a distanza, per carità, capisco perché succeda, girano su software proprietari, che però vuol dire lasciare in mano un sacco di potere a delle cose che sono aziende di fatto. E voi quindi cosa fa? Cioè, come gestite la domanda? Software libero o software commerciale? Allora, per quanto riguarda i sistemi operativi, allora non abbiamo ovviamente licenze di Windows, perché a parte i computer che ci hanno già sopra, quindi quando riescono a funzionare gli reinstalliamo la loro licenza, quindi con lo sistema operativo originario, anche se a volte crea dei problemi perché ovviamente col passare degli anni diventa sempre più pesanti, i computer vecchi fanno sempre più fatica, quindi magari dobbiamo aggiungere un SSD, delle RAM, cioè a volte hanno fatto piccole modifiche all'hardware. Per i computer invece su cui non abbiamo delle licenze, a seconda di quanto sono vecchi o quali sono le loro caratteristiche tecniche, andiamo a installare vari sistemi basati su Linux. Ce ne sono alcuni veramente molto molto simili a Windows, che ci serve perché per esempio per i ragazzini, per la gente, per i bimbi un po' più giovani è complicato usare Linux, una versione un po' più complessa, veramente installare un'app a volte è molto complicato il Linux. Però abbiamo trovato una serie di sistemi operativi molto molto simili a Windows o ad iOS, al Mac, che ci permettono un po' di farli funzionare anche su computer molto vecchi.
Tra l'altro sono molto leggeri, essendo scritti in chiaro, sono molto semplicemente modificabili, quindi anche si possono adattare un po' alle esigenze dei singoli computer, si può abbassare un po' l'aspetto grafico, magari per farlo funzionare su un computer molto vecchio, eccetera. E avevamo idea di scrivere, di provare a scrivere alla Microsoft e chiedergli se ci regalassero delle licenze, però non, certo, non l'abbiamo ancora fatto, stiamo valutando un attimo. È una fase in cui stiamo valutando un po' questo aspetto dei sistemi operativi, anche perché non possiamo averne uno fisso, perché ogni computer ha le sue caratteristiche, cioè Windows 10, cioè se ce lo regalano ce l'hanno Windows 10, ovviamente su la maggior parte dei nostri computer non funzionerebbe mai, a meno che non gli mettiamo 16 giga di RAM e 120 di SSD. Certo, magari se cioè, c'è anche da dire, se siete Microsoft, tu Microsoft che ci stai, tutte le Microsoft all'ascolto, se per caso volete donare licenze o anche macchine nuove al progetto Alan Turing, why not? non serve, le roviniamo con la pietra pomice tipo i jeans e diciamo e facciamo finta che siano vecchi. No, a parte gli scherzi, questa cosa può essere supportata a livello personale, ma può anche essere supportata, cioè se volete fare una donazione, se volete supportare in maniera più consistente, lo potete fare, anzi secondo me è molto bello. Esatto, AlpQ commenta in chat dicendo adesso chiamo Bill, esattamente. Ma quindi ok, prendete anche i Mac, domanda? Sì. Anche lì, a seconda delle caratteristiche, capiamo quale sistema operativo mettere sopra dopo. A meno che non sia, cioè, a meno che la sua licenza originaria non funzioni, cosa che non succede spesso in realtà, perché appunto spesso i computer sono vecchi, così non tengo più aggiornamenti, così. E sì, di computer in computer c'è una differenza, a meno che chiaramente i beneficiari non abbiano una richiesta specifica. Per esempio c'è chi dice lo preferisco lentissimo ma con Windows, cioè che ci mette 40 secondi per un'applicazione ma voglio Windows, oppure che... Poi per esempio adesso stiamo studiando per... c'è un'associazione che ci ha contattato che avrebbe bisogno di una serie di portatili PC per fare dei corsi alle persone disabili, per insegnargli a usare il computer, e lì loro avrebbero bisogno di Windows perché vogliono insegnare Windows. Quindi stiamo facendo in modo di avere tutti i computer senza licenze con un server che li tiene tutti in rete, in modo che solo il server fa funzionare il sistema operativo, cioè gira, e gli altri computer sono tutti in rete locale, quindi non hanno bisogno di un sistema operativo. Quindi a volte studiamo anche soluzioni tecniche un po' più particolari C'è una domanda validissima di Fluidone Morinmoto. No, non è stato già detto e non te lo sei perso, però la domanda è valida. Accettate anche singoli componenti, tipo schede grafiche, banchi di RAM, alimentatori? Assolutamente. Anzi, RAM è una delle cose più richieste. Stiamo per comprarne un po', per esempio, perché servono sempre. Cioè, un computer vecchio, o gli aggiungi RAM, spesso diventa complicato. E adesso sì, ne abbiamo, per fortuna un ragazzo ci ha regalate un centinaio che abbiamo qua, e ma le aggiungeremo comunque. Sì, assolutamente. Molto bene, molto 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 bene. Beh, che figata, cioè sono anche perché, cioè comunque è veramente un'altra grande forma di disuguaglianza, quella della disponibilità, a parte la qualità di vita, nel senso, immaginatevi come sarebbe stato farvi il lockdown senza dispositivi. Esatto. È complicato. Ma poi appunto c'è un rischio di rimanere indietro su tante cose, sia a livello di socialità, ma sia a livello di proprio apprendimento, istruzione, cioè è roba importante. Scarada, al momento, rispondo io perché chiedo, operate solo in Lombardia, faccio un piccolo riassunto, il progetto ha la base qua a Milano e al momento è attivo in zona Milano e Interland, ma... Sul sito progetto Alan Turing potete entrare in contatto con il gruppo e ci sono alcuni modi, potenzialmente, se uno sa sistemare bene i computer, magari di collaborare in remoto, o comunque c'è modo di stabilire un rapporto e di
replicare questa esperienza anche in altri luoghi, nel senso, stiamo parlando con gente che ti installa Linux sul computer, quindi è gente che crede nell'informazione libera e nell'open source, così a naso. Sì, anche questo aspetto qua l'abbiamo un po' valutato, in realtà anche l'idea di cominciare a far circolare dei software, cioè dei sistemi operativi che sono gratuiti anche a livello, cioè ci interessa su per più aspetti, anche per spezzare magari un filo monopolio dei sistemi operativi a pagamento, che spesso non hanno niente di più di una delle migliaia di versioni che esistono di Linux. Ma tra l'altro c'è comunque una questione preoccupante, cioè ne parlavamo prima con Flavio, che Richard Stallman per molte cose ha avuto tanto ragione, e è vero, cioè nel momento adesso che la vita digitale ha così tanto peso, proprio peso concreto nella società, il fatto che la stanza dei bottoni sia in mano a un numero molto ristretto di privati è pericoloso, è pericoloso. Quindi io personalmente vorrei che tutte le cose che hanno a che fare con la didattica, tutte le cose che sono per tutti, io vorrei che piano piano si spostassero verso il software libero. Non dico che tutti devono avere Ubuntu installato o Linux installato, però almeno i software su cui girano queste robe dovrebbero essere open. Sì, infatti noi siamo perfettamente d'accordo. Infatti, il motivo per cui ci stiamo molto dedicando a questo aspetto qua, e anche facciamo un sacco di ore a guardare come sono fatti tutti i sistemi operativi di Linux, ma anche di altre, anche sviluppati diversamente, qui su Raspberry, abbiamo trovato sistemi molto, molto interessanti. E passiamo un sacco di ore a cercare di scoprirli, capire man mano quali sono i migliori per ogni singolo utilizzo che se ne possa fare. Allora, c'è Benz che fa la domanda, dice: per le persone lontane da Milano, ma sempre Lombardia, è meglio se fanno la segnalazione e poi vi organizzate? Sì, principalmente sì, nel senso che anche per una questione di forma è meglio seguire tutti i passaggi attraverso il sito, eccetera. Poi ci si può chiaramente, in ogni situazione diversa, ci si può anche mettere d'accordo con la singola persona e capire un po' in base alle esigenze di tutti, alle disponibilità di tutti, vedere un po' come si può fare. Però Perfetto. non ci sono mai grossissimi problemi, Ma ecco, infatti, diciamola cioè, così. secondo me, se avete un dubbio, scrivete. Tanto se scrivete cortesemente, sono sicuro che nel peggiore dei casi ricevete una risposta cortese e non se Esatto, ne esatto. fa niente. Ma quindi il progetto è relativamente giovane, giusto? Cioè, in che fase è e quali sono le prossime mosse? Allora, sì, il progetto è decisamente giovane, nel senso che noi avevamo cominciato fra dicembre e gennaio, che avevamo ricevuto così dal nulla un sacco di computer che abbiamo distribuito, però in maniera molto un po' disorganizzata, molto veloce. Da lì è nata quindi un po' l'idea, così ci siamo presi un paio di mesi per sviluppare bene il progetto, strutturarlo bene, trovare le persone, occuparci di tutti gli aspetti tecnici, dal sito, il form, i sistemi per ricondizionare da remoto, eccetera. E sì, e da meno di un mesetto siamo operativi. E adesso quindi la fase, cioè cioè state accumulando macchine, state riparando macchine e state già distribuendo macchine? Allora sì, per ora molto più accumulando che distribuendo, visto che abbiamo fatto qualche distribuzione la settimana scorsa, quindi i beneficiari delle brigate volontarie per l'emergenza, che avevano fatto richiesta, ed essendo che era già tanto che aspettavano, hanno fatto più di 2 mesi fa richiesta, abbiamo preferito farglielo subito per cominciare a smaltire un po' questa attesa che è molto molto lunga. E per adesso sì, stiamo accumulando anche per fare un minimo di magazzino, avere pezzi per tutto. So che E state anche già ricevendo richieste? sì. Fantastico. Beh, questo però è un. Sì, è un momento in cui abbiamo tantissimi computer fissi, ma tantissimi, cioè qua c'è tipo 90 attorno a me, e ho 4 portatili, quindi anche strano che un po', visto che poi tutti Complicato. chiedono i portatili, così siamo un po' indietro da quel punto di vista, quindi stiamo anche un attimo capendo come organizzarci. I portatili sono molto molto più richiesti e molto 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 più rari, quindi Sì, in realtà sono più solitamente i rari. portatili sono...
Pensa, credevo, non credevo, perché in realtà sono del partito computer fisso tutta la vita, molto meglio del portatile, però capisco molto bene perché in questi contesti, avete 90, cioè ci sono 90 computer fissi lì dentro, potreste fare un LAN party di Doom 2, veramente della leggenda. Sì, oppure facciamo un mega server, ci stavo anche pensando. Serverone. Guarda, no, più che Grande altro. sfruttando l'elettricità di base. Esattamente, esattamente. Ottimo. È quello Ringraziamo il. Base in tutto questo, tra parentesi, ringraziamo Base per la disponibilità dello spazio, No, che è veramente stupendo. è vero, perché comunque, cioè, scusami, non abbiamo parlato di tutto, ma non abbiamo parlato del ruolo di base. Cos'è? Perché non tutti sono di Milano. Cos'è base e che supporto ha? Cioè, che cosa sta facendo per il progetto? Scusa, finisco, volevo dirti una roba legata Scusami. all'aspetto computer fissi e portatili. Giusto, Allora, in scusami. realtà il problema dei fissi è anche che serve il monitor, la tastiera, il mouse, cioè ha tutti una serie di accessori fondamentali che, cioè, un fisso senza monitor non te ne fai niente, quindi già recuperare entrambi diventa un doppio lavoro, quindi i portatili sono molto più comodi perché hai già tutto, volendo, cioè, devi darlo con solo il computer e l'alimentatore, non ti servono mille accessori così, perché magari rimani indietro con i monitor, quindi hai un sacco di fissi ma non hai monitor, oppure monitor che ti serve l'adattatore, che magari hanno il PS2. Vabbè, comunque, allora, per quanto riguarda il ruolo di base, noi siamo appunto a dicembre entrati in contatto con loro perché appunto loro avevano questi computer che volevano donare, che gli erano arrivati tramite il Comune di Milano, donare, e hanno contattato noi perché sapevano che avremmo avuto sicuramente qualcuno a cui darli, nel senso che comunque abbiamo nel territorio di Milano una rete capillare molto, molto fitta di beneficiari, cioè abbiamo una mappatura del bisogno molto, molto precisa, articolata, anche abbastanza ampia. E da lì gli avevamo raccontato un po' il progetto, del progetto che allora stava ancora soltanto nascendo, era sicuramente in fase di sviluppo, ancora, e loro si erano offerti di mettere a disposizione questi spazi, questo spazio che è enorme, veramente enorme, che loro in questo periodo non stanno usando, perché appunto, esatto, Purtroppo. ovviamente si possono fare, e si sono offerti loro di metterci a disposizione questo spazio da usare come laboratorio, magazzino per. Che figata, è una grande cosa, cioè Sì, veramente ovviamente. bellissima cosa. Io ho appena realizzato che ho il mio portatile Mac da darvi, che era un Mac, sì, dovrebbe, sto facendo, secondo me dovrebbe andare bene. Che figata, sono veramente molto contento di aver fatto questa chiacchiera, anche perché vedo che in chat c'è molto interesse, perché comunque, cioè, da un lato è una causa che risuona, perché veramente ti immagini questo periodo senza un dispositivo, ma anche perché tantissime persone hanno a casa delle macchine che non vengono usate. E tra l'altro io trovo che sia, cioè, anche andando oltre il concetto della solidarietà, è anche una cosa civile a livello ecologico, perché Certo, comunque è un riutilizzo di delle cose che hanno un'impronta ecologica non banale, cioè gli smartphone, i certo. computer. E quindi voi anche comunque siete anche in grado di Cioè, anche in grado di riparare Sì, nei certo. limiti del Sì, possibile. assolutamente. Sia di riparare che di eventualmente di smontare e riutilizzare tutti i pezzi. Quindi, appunto, se un computer è in condizioni che non siamo in grado di sistemare o ha problemi troppo costosi, cioè che non vale la pena pagare per sistemarlo, viene smontato completamente e vengono riutilizzati tutti i pezzi. Siamo pieni qua Sarebbe. di pezzetti recuperati da mille computer che man mano andiamo a inserire in altri. Che con certi grossi volumi è comodissimo avere computer che magari hanno un solo difetto, hanno anche la scheda madre spezzata, hanno un problemone.
però che dovrai apprendere tutti gli altri componenti, appena trovi un altro computer che ha bisogno magari di una RAM in più, gli manca hard disk o qualsiasi componente, si va a sostituire e si fa, in pratica si compattano i computer da 10, 8, se ne fa, da 10 che non funzionano, se ne fanno funzionare 6, 7, 8 secondi. Ed è roba in meno in una discarica ed è roba in più in una casa dove serve. Ma è interessante sia l'utilità dal punto di vista sociale per le persone che non hanno un computer, anche perché per una famiglia una spesa di un computer è una spesa rilevante. Soprattutto abbiamo conosciuto diverse persone che magari avevano 2-3 figli, ma un solo computer, quindi i figli dovevano fare le lezioni a turno. Però le lezioni sono tutte nello stesso orario, quindi sì. Uno registrava e si ascoltava dopo, quindi senza la possibilità di fare domande, di interagire in nessun modo, e uno la seguiva in diretta. Nel frattempo però magari i genitori dovevano lavorare, cioè quando tutto ruota attorno al computer e ne è solo uno o non lo è addirittura, cioè è una situazione veramente complicata. Sì. In più ovviamente dal punto di vista ecologico, come dicevi te, sì, è fondamentale l'idea di non buttare il dispositivo soltanto perché con qualche piccolo danno. Allora, due domande. Una rispondo io perché avete già risposto, che è se avessi dei componenti posso donarli, penso alla RAM del MacBook Pro Mid 2009, sì. Mentre invece la domanda di MCPU è, considerate anche Raspberry Pi o vale lo stesso discorso dei PC fissi? No, lo consideriamo, anzi. Guarda, adesso ne abbiamo due che stanno... Quelli lì, non so, per quanto riguarda la distribuzione, sinceramente non ci siamo ancora organizzati per distribuire i Raspberry, però qua li usiamo un sacco il laboratorio. Adesso ne abbiamo due che coordinano due server che fanno in modo che la gente da remoto si possa connettere ai PC che abbiamo qua per ricondizionarli senza venire qua. Li mettiamo tutti in rete, quindi una persona viene qua una volta al giorno sicuramente a staccare i dispositivi pronti, o almeno pronti nei software, e ricollegare quelli nuovi che poi da remoto vengono sistemati. È un'operazione fighissima. E comunque, cioè, questa roba mi fa pensare che... Cioè, veramente, io vi invito, a voi che state seguendo adesso, oltre appunto a seguire su Instagram sia le brigate, sia il progetto Alan Turing, veramente fate girare la voce, cioè se è potente in questi contesti, è veramente potente fare un post, fare una roba, perché sapete, cioè, quanta gente non sa dove metterli letteralmente, cioè c'è il vecchio computer, cioè pensate quanto sarebbe tutto potente se la roba è di default invece che andare all'AMSA o ai rifiuti, così quantomeno prima passasse dalle mani di chi può recuperare tutto il certo, tutto il recuperabile. Domanda: vi interessa cavetteria e altri pezzetti simili, tipo le cuffie? Allora, in piccoli volumi sì, cioè qualcosa fa sempre comodo, soprattutto cavi di rete, quelli sì, tanto cavi di rete e mouse, tastiere sì, cuffie nel senso sì, cioè sì, le prendiamo, qualcosa le prendiamo, no. Detto ciò non è fondamentale, non è una... poi comunque non le diamo, ma se le usiamo un po' qua o se qualcuno ne fa richiesta, così. Quindi mi stai dicendo che non vuoi il mio scatolone di cavetti accumulati nell'arco di 20 anni, dove secondo me, se guardo bene, c'è il caricatore del telefonino Ericsson del 95? No, allora, vecchi alimentatori sì, perché appunto spesso riceviamo anche un video senza alimentatori, così, quindi un bel magazzino di alimentatori fa comodo. Perché sarebbe. Esatto, quello sì, sicuramente. Vecchi alimentatori, cavi di rete, adattatori tantissimo. Secondo me dovreste quasi fare una serie di stories su Instagram dove le dite queste cose che... Perché per esempio io, cioè se tu mi lasci un alimentatore qua a casa mia mi hai fatto un dispetto, però non avevo pensato che in effetti invece per voi gli alimentatori sono una ficata. Bene, sì, bene. Perché comprarli quelli vecchi è complicato e spesso la gente ti dà un computer e dice guarda che l'alimentatore non lo trovo da anni o guarda che è rotto, l'alimentatore da aggiustare... Si può fare, non sempre si può fare, quindi avere già un magazzino abbastanza variegato
Già qui ne abbiamo un centinaio, mi sa, sono tutti uguali. Io che le cuffie e le tastiere, se riuscite a donarle già sanificate in qualche modo, è grande cosa. Molto carino, sarebbe molto carino. È un altro lavoro in più che ci dimentichiamo sempre che viene fatto, che è quello della sanificazione poi di tutto quello che arriva e quello che doniamo. Le cuffie sono un po', diciamo, al limite. Deve essere sempre sanificato. Che bellezza! Io sono veramente contento, vi ringrazio. Uno, di tutto quello che state facendo come brigate, come progetto Land Touring, perché sono veramente contento che esista. Invito la chat a seguire i vostri canali, ma anche, appunto, fate da cassa di risonanza questa cosa. Cioè, sono una tale merda i social. Possiamo, in questo caso, possiamo usarli per qualcosa di positivo. Lascio l'ultima parola a voi tutte, se volete dire qualcosa di conclusivo, io vi lascio la parola. Ma sì, allora, beh, intanto ti ringraziamo, penso di parlare a nome di tutti e tutte qua, ti ringraziamo per averci permesso anche di sfruttare la tua piattaforma per raccontarci e raccontare a tutti quello che abbiamo da dire. Non è così scontato e, insomma, guarda, non lo diamo mai per scontato. In realtà vi dico direttamente che la porta è aperta, nel senso che cioè, siccome comunque continuate a fare roba, sia come brigate, che ogni 30 giorni esce fuori un progettino nuovo, ma anche come progetto Alan Turing, se avete delle milestone, dei passi avanti o delle iniziative così, qua potete, qua veramente, cioè, mi scrivete, abbiamo i contatti e sempre porta aperta. Va bene, grazie mille, davvero. Grazie. Sì, grazie. Grazie, Fabio. Grazie a tutti. Grazie. Ci faremo sentire in modo tale da vederci più spesso. Guarda, sì, ci organizziamo. Speriamo anche live. Esatto, ci organizziamo poi offline e beviamo questa famosa birra distanziata che secondo me è un po'. È in ritardo da molto tempo. Bene, bene, ragazzi, vi ringrazio tanto, ci aggiorniamo presto, questo qua sarà poi tutto anche su YouTube e quindi... condividiamo. Anche questo può essere... se siete su YouTube fate like, subscribe, queste robe qua per fare piacere agli algoritmi. Cose. Bene, bene, ciao e alla prossima. Grazie. Ciao, grazie a voi, grazie a tutti per l'attenzione. Ciao, ciao. Ciao.